La nuova collettiva Microroom è caratterizzata da una levità che riecheggia il linguaggio tipico delle fiabe. Ci vengono proposti, grazie alle opere di quattro artisti, diverse variazioni sull'esistenza, una moltitudine di mondi impossibili in cui immergerci. Ma la fiaba che ci viene raccontata è caratterizzata anche da sottili e non immediati giochi stilistici. È una fiaba per adulti. Così osserviamo mondi in cui l'ordine viene sovvertito, in cui i tavoli appoggiano sulle nuvole, ed un gatto è molto più grande di una sedia, ed un candido volatile si staglia contro un mare nero come petrolio. Mondi in cui un modellino di treno elettrico aggira una rosa, che pare un albero. Persino mondi in cui ciò che era senza vita, scartato, torna ad assumere una forma di animale, torna in vita grazie all'arte. Ma sono anche mondi popolati da animali fantastici, e non sempre dall'aspetto rassicurante. Draghi dai colori sgargianti e mostri dai denti aguzzi. Ovviamente questi universi paralleli, in cui tutto è possibile, in cui accade di tutto, sono caratterizzati anche da dialoghi surreali, quali quello che avviene tra una gallina, la sua ombra e il suo alter ego, sullo sfondo della pagina scritta, già di per sé potente metafora che crea il mondo, o quello a cui sembra invitarci un viso che, come il gatto del Cheshire, esiste solo in virtù dell'apparire di occhi e bocca, gli strumenti che maggiormente siamo soliti usare per comunicare. Il viaggio tra le immagini di questi mondi da fiaba stuzzica la nostra curiosità. La creazione artistica ci permette di provare a credere a sei cose impossibili prima di fare colazione.